Un anno ricco di iniziative per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Ezio Contino di Cattolica Reclea in Montallegro, diretto dal preside Domenico Tuttolomondo, ad arricchire le tradizionali attività didattiche e l'organizzazione di una serie di manifestazioni promosse dalla scuola e i progetti realizzati nell'ambito dei programmi operativi nazionali. Due progetti di informatica sono stati destinati ai docenti, altri due agli studenti delle scuole medie di Cattolica Reclea in Montallegro. Per i ragazzini della scuola primaria e secondaria, laboratorio di inglese, grande successo del progetto PON che ha portato gli studenti dell'Istituto Contino per il quarto anno consecutivo alla finale del prestigioso premio Kangourou della matematica. Qual è l'importanza per i ragazzi dell'attività collaterale allo studio, quindi con il laboratorio teatrale, informatico e tutte le altre iniziative? Non si tratta soltanto di attività collaterale. A mio parere si tratta di attività fortemente integrate nel contesto della formazione complessiva. Se lei ha visto, in questa rappresentazione teatrale ci sono due operazioni enormi. La prima operazione è un'operazione di integrazione. Noi abbiamo ragazzi stranieri che hanno recitato esattamente alla pari di come hanno recitato i ragazzi di Cattolica. Non solo, ma tenendo conto che i ragazzi che hanno recitato sono ragazzi che in qualche modo, come dire, non si sono voluti impegnare in altre attività che per loro sembravano molto più impegnative, lo hanno fatto in questa impegnandosi in maniera straordinaria, perché recitare non è un fatto semplice, tenere la scena non è un fatto semplice, muoversi sulla scena non è un fatto semplice, l'hanno fatto con una grazia e con una dignità straordinaria. Per cui io dico che non bisogna parlare di ampliamento dell'offerta formativa, ma si tratta di un progetto unico, con un disegno unico, che va dalla quotidianità alle attività come queste che stiamo vedendo, con l'informatica, l'inglese Trinity per i ragazzi di scuola elementare e di scuola media, diciamo tutte le attività, il coro, no, non dimentichiamo, questa è una nota che dobbiamo segnalare, il coro della scuola primaria dell'Ezio Contino è stato ad Ercolano e ad una rassegna di cori scolastici nazionali e con la presenza di 87 cori è arrivato terzo. Credo che queste sono, come dire, segnale forte di un'attività di formazione notevole di questa scuola che impegnandosi, perché la cosa fondamentale io ritengo sempre è l'impegno, senza impegno non si arriva da nessuna parte, perché niente viene regalato o niente viene come dire, senza un impegno diretto, forte e quotidiano, non soltanto da parte dei ragazzi, ma perché questi lo possano fare, evidentemente l'impegno forte da parte del gruppo docente che in questa occasione ringrazio. Tra le altre iniziative, una particolarmente curiosa è quella della realizzazione di un pannello solare. Ci vuole parlare di questa iniziativa? Sì, anche questa iniziativa, anche questa è un'iniziativa straordinariamente, a mio parere, connessa con le attività quotidiane. In quella iniziativa ci sono diversi messaggi. Intanto, un fatto teorico, cioè, i ragazzi cominciano a capire come e perché è possibile utilizzare energie alternative. Uno. Due, la manualità, perché quel pannello è preparato dal cassettone alla saldatura, alla predisposizione di tutto, insomma. Questo messaggio è forte perché mette assieme teoria e pratica, concetti di fisica, di propagazione del calore con la manualità nella costruzione degli oggetti. Ripeto, il disegno è unico, formare i nostri ragazzi qua dentro, formarli da tutti i punti di vista possibili.